A me è capitato sempre il contrario. Non bella, sempre accesa. Vedi, i miei collaboratori hanno sempre avuto il mio stesso destino. Tre volte nella polvere, tre volte sugli altari. Una più di Napoleone. E adesso dov'è? Polvere. Vecchia buffona. Ti diverti, eh? Sì. L'unico tuo pregio è essere spiritosa. Com'è che dici agli altri? La signorina è la mia segretaria. Perché mai sfaccendata? Preferirebbe la signorina la mia serva. No. O la mia cugina povera. No, vedi cara, è che io non ho un compito presso di te, l'ho verso me stessa. Ho nutrito il mio cervello a tue spese. Stare vicino a te un giorno è una comica, un giorno è una tragedia, ma una miniera per una mente recettiva. Vede, Angel, ho fatto bene a non pagarla più. No, non sapevo come togliere questa cosa. Casa? Se vuoi, dalla mia storia. Non ti sono mai mancati né i mezzi né le idee. Con chi vivi adesso? Neanche più con la tua segretaria. Persone, no, hanno gambe, saluti fragili, caratteri insofferenti, attrazioni che le agitano. Non sono loro il problema, ma questi simulacri del tuo passato che continuano a mandarti echi di cosa. Nei loro ricordi non mi riconosco più. Io un attore l'ho fatto scritturare in Marocco pur di liberarmi. Oh, non mi dimenticherà. Però è un peccato. Quel signore, ma è o non è suo figlio? Sai, non vorrei però che ci trovasse qui quando torna. Avevo chiuso bene. Nelle commedie come nelle partite, l'importante è il finale. Andiamo? A piedi. Cominciamo a scendere. Se arriverà il cocchio, lo vedrai. Sarebbe? Se verrà, lo vedrai. Sai, le cenerentole non hanno età. Andiamo.